Buonasera a tutti ragazzi. Dopo aver visto i vari giochi di corse che sono stati rilasciati per iPad, quindi parliamo di Asphalt 5, Need for Speed Shift e Real Racing HD, oggi vogliamo parlarvi e presentarvi un gioco di corse veramente particolare che è diverso come grafica e come interfaccia di gioco rispetto ai giochi in 3D che abbiamo visto. E che promette, garantisce tante ore di gioco e di divertimento, pur essendo un gioco vecchia maniera, come diciamo erano i giochi di corse di qualche anno fa, quindi in bidimensione, non in 3D, ma che non soffre assolutamente di questa mancanza. Il gioco di cui parlo è Racing Mania HD. L'abbiamo già visto nella versione per iPhone. E personalmente l'avevo già provato proprio su iPhone e mi aveva molto divertito. In questa versione HD sicuramente la grandezza dello schermo si fa sentire ed è un qualcosa in più che il gioco riceve proprio perché la godibilità del gioco ne guadagna molto. Un gioco molto semplice anche nel menu e nelle modalità di gioco. Come vedete ho un New Game che posso andare a scegliere, posso scegliere due modalità di gioco offline e una modalità network che mi permette di giocare con i miei amici. Quindi, se ho un amico che ha il gioco installato sull'iPad, posso giocare via Bluetooth contro di lui. Ho poi la modalità pratica per fare una corsa veloce sulle varie piste presenti e una modalità arcade che mi permette di andare avanti nel gioco vincendo le varie competizioni. Io oggi proverò la modalità pratica. Come vedete, le piste sono di vari tipi. Ho delle 5 piste di sterrato, 5 piste cittadine, quindi percorsi notturni in città, e 5 piste futuristiche con una pista, diciamo, ambientata in una città del futuro. Andiamo a provare, ad esempio, una pista sterrata, la prima, la più semplice. Le tipologie di guida, quindi il modo con cui io guiderò la mia vettura, può essere di tre tipi. Come sempre l'accelerometro, quindi io curverò il mio iPad in questo modo. Vi dico subito che non è stata ancora implementata la modalità landscape, quindi il gioco, come vedete, io sono in modalità portrait. Non posso giocare in questo modo, come abbiamo visto in altri giochi, ma questo non è una grave mancanza in quanto, come vedremo, la vista dall'alto non inficia assolutamente la visione della pista e della guida. Come vi dicevo, posso scegliere varie vetture, ho 10 vetture di ogni tipo, come vedete c'è anche la Fiat 500 o qualcosa di simile. Vetture, diciamo, più adatte al fuoristrada, una simil smart e una vettura stile SUV come questa o un pick-up tipo questo. Oltre all'accelerometro ho la possibilità di guidare tramite un volante qui sulla sinistra o delle frecce, quindi avrò due frecce, una a destra e una a sinistra per effettuare le varie curve. Io lo trovo il modo più semplice, più immediato per imparare diciamo, a giocare a questo gioco. L'acceleratore è presente sulla destra così come anche il freno. E andiamo a vedere un pochino come si comporta il gioco in pista. Io sono il pick-up rosso che in questo momento sono sulla destra, ecco, sono adesso. Come vedete, in curva è possibile dare delle vere e proprie sportellate agli avversari che saranno veramente influenti all'esito della gara, in quanto rallentano molto la traiettoria. Però poi in rettilineo, se si fa una traiettoria pulita, si riguadagna terreno e si vanno a riprendere i primi. Come vedete, adesso io sono terzo, anzi quarto. Sono il pick-up che si è scontrato. Non è molto molto semplice, all'inizio bisogna prenderci un po' la mano, però poi vi assicuro che farete delle vere e proprie sgommate in curva e anzi sarà veramente il punto di forza quello di sgommare in curva e cacciare gli avversari a forza di sportellate. Adesso sto recuperando terreno, sono di nuovo quarto, vediamo se riesco ad arrivare almeno sul podio. Come vedete è impostato di default in 3 giri, ma posso impostarne fino a 10, quindi la gara può essere anche di 10 giri. Adesso mi concentro per arrivare terzo. Ho sportellato un avversario, però mi ha dato una sportellata anche lui e niente, adesso ho perso terreno e sono arrivato quinto.
Comunque molto divertente, anche perché diciamo, la gara non sarà mai sicura, quindi non avremo mai la certezza di vincere e anzi, anche quando ci troveremo indietro, quindi potremo essere anche ultimi, avremo la possibilità di recuperare e andare a vincere inaspettatamente. Andiamo a vedere velocemente invece la modalità arcade che ci propone delle cose molto interessanti. Come vedete qui ho uno shop e praticamente al termine di ogni gara guadagnerò dei soldi, quindi che andranno ad aggiungersi al mio budget e potrò quindi modificare la mia vettura per quanto riguarda l'accelerazione, la velocità e il danno. Quando vedremo che la percentuale del danno della nostra vettura sarà alta, dovremo ripararla pagando ovviamente il carrozziere virtuale. Allo stesso modo potremo acquistare delle modifiche ai pneumatici e delle modifiche al motore per quanto riguarda l'accelerazione. L'accelerazione è molto importante perché, come vi dicevo, in curva è molto, molto facile prendere delle sportellate e rallentare molto, quindi l'accelerazione ci servirà soprattutto nelle parti di rettilineo dove più accelerazione avremo e maggiore sarà il recupero che faremo sui primi. Andiamo a vedere una gara veloce nella modalità arcade. Come vedete la grafica è molto piacevole, i comandi molto immediati qui sulla sinistra. Metto pausa per farvi vedere un attimino la modalità accelerometro che io non ho gradito molto, ma per una questione di gusti personali, in quanto mi trovo piuttosto male. Vi faccio vedere a cosa mi riferisco. Trovo le frecce molto più comode, soprattutto perché ci sono molte curve e la visuale dall'alto, diciamo, l'accelerometro tende un po' a ingannare la vista, come vedete. Guardate, io sono il pick-up verde. Nell'accelerometro praticamente dovremo girare in questo modo. Ma io mi trovo male, in quanto non riesco a effettuare delle traiettorie regolari, quindi praticamente il gioco entra veramente in confusione. Credo di parlare per molti di voi, quindi anche molti di voi avranno i miei stessi problemi. Non si riesce a guidare con l'accelerometro. Quello che consiglio io è di impostare le frecce. Le classiche frecce anni 80 e di giocare in questo modo, molto più semplice, molto più immediato e imparare i vari percorsi sfruttando, diciamo, la facilità di guida che le frecce consentono, è anche più facile dosare il livello di sderapata in curva e imparare sarà veramente rapido. Quindi io il mio consiglio è utilizzare le frecce. Adesso ho perso terreno, quindi gli avversari sono tutti arrivati. Andiamo a vedere invece un percorso cittadino velocemente per chiudere la recensione. Eccoci, andiamo a provare questo percorso cittadino che trovo il più gratificante a livello grafico, con tanto di fari notturni dei veicoli a illuminare il percorso. Io sono la macchina verde che vedete in terza posizione, adesso sono passato primo. Ricorda molto un gioco anni 80, non so se lo ricordate, dove c'erano delle macchinine di Formula 1 e le venivano guidate in sala giochi con dei volanti, c'erano tre o quattro volanti, si facevano le curve girando velocemente questi volanti ed era divertentissimo. Ecco, questo gioco mi ha fatto pensare subito a questo gioco che mi faceva impazzire quando ero piccolo. Come vedete è molto semplice in un percorso così, meno tortuoso di quelli sterrati, effettuare una gara perfetta ed arrivare primo in solitudine senza nessun tipo di problema. Ovviamente, man mano che si va avanti con il gioco, anche gli avversari diventano più ostici e sarà più difficile primeggiare. Ma in questo caso io sono riuscito quasi a doppiare gli avversari. Che dire, un gioco che consiglio veramente a tutti, veramente divertente, che non vi farà rimpiangere i soldi spesi. E soprattutto vi darà modo di sfidare i vostri amici in delle sfide veramente particolari, veramente atipiche, che riporteranno un pochino la memoria a vecchi giochi da sala giochi e vi faranno staccare un po' la spina da questi giochi, diciamo, moderni, così simulativi, che lasciano meno spazio al divertimento, come ad esempio le sportellate. Tutto ciò che, diciamo, va a condire questo gioco e a renderlo veramente piacevole, soprattutto da giocare contro i nostri amici. Un saluto a tutti, Gigi Calabrò per iPad Italia.